Fratelli e sorelle nerazzurre, bella lì, mamma mia, oh, 2-4 a Roma, e non è un segnale forte al campionato. Noi chiedevamo ai ragazzi di vincere una battaglia, la battaglia l'hanno portata a casa, e l'hanno portata a casa con una partita veramente tosta, partita difficilissima. Un De Rossi che ha modificato veramente in meglio questa Roma, perché era una Roma che ha fatto un primo tempo importante, però poi sono calati, e noi anche qua abbiamo avuto la pazienza di aspettare il calo della Roma senza perderci mai d'animo. E quando una squadra fa una prestazione del genere, porta a casa una partita del genere, allora vuol dire che è matura per raggiungere i traguardi che tutti noi aspettiamo. Questo è quello che a me onestamente dice la partita, per il semplice fatto che non è facile poi ripartire sotto di 2-1 con una squadra spinta così da un pubblico del genere, perché comunque era una bolgia all'Olimpico, sotto un diluvio universale, col campo pesante, e invece i ragazzi si aiutavano, i ragazzi sono stati tranquilli e hanno aspettato il calo fisico della Roma per fare un secondo tempo magistrale. Quello che ho notato e mi è rimasto impresso è soprattutto l'aiutarsi, e subito dopo essere passati in vantaggio addirittura potevamo già andare avanti della distanza, per il semplice fatto che continuavamo a recuperare palla e la Roma non ci capiva più niente, semplicemente perché aveva 11 neorazzurri impazziti davanti. Io ho visto 11 ragazzi consapevoli della propria forza che hanno aspettato il momento giusto per agire e abbattere l'avversario, e questo solo una grande squadra matura come la nostra può compiere un'impresa del genere, perché comunque quando sei sotto di 2-1 quante possibilità hai di portare a casa un risultato? Poche. Per noi sono sempre tante le possibilità, perché noi siamo un'altra categoria in Italia, sempre detto, e contentissimo di questa squadra. Sono stati bravissimi tutti, però io penso che, ecco, Sommer, una menzione particolare per lui, perché l'ex numero 90 si deve andare a nascondere, perché è ridicolizzato dal nostro portiere, che in un 1-1 dove veramente eravamo tutti lì preoccupati, lui invece no, perché lui è un gran portiere, è stato su fino all'ultimo, intervento da portiere da calcio a 5, e Lukaku sverniciato in una maniera divina dal nostro grandissimo portiere. Quindi io la palma del migliore in campo la darei a Sommer proprio per questo. E poi ragazzi, bravissimi tutti. Quando vinci queste partite qua così non ci sono i migliori e i peggiori. Era giusto menzionare il portiere, perché Sommer subito anche all'inizio della partita comunque ha fatto una prestazione molto ma molto importante da portiere di caratura internazionale molto importante, ecco. E poi volevo menzionare Michi, ragazzi, 10 polmoni Michi, ma 10 polmoni anche tutti gli altri. Un bel Thuram, lo sentivo che segnava, gol da Acerbi il giorno del suo compleanno, Bastoncino, hai segnato dopo le tue dichiarazioni, il gol te l'ha fatto fare il signore là sopra, perché veramente dopo quelle dichiarazioni, non ne ho parlato nel video l'altro giorno, ma ti meritavi veramente un gol, e subito mano al cuore sul nostro stemma, sul tuo stemma che ci identifica tutti quanti come fratelli nerazzurri. Quindi veramente avanti Inter, avanti Curva Nord, presente anche oggi, grandissimi ragazzi che sono andati a Roma, e io vi saluto molto ma molto contento di quello che ho visto adesso. E adesso comunque le trasferte quelle pericolose sono finite, nessuna partita è facile, ma ragazzi, abbiamo passato un filotto di partite, una più difficile dall'altro, dicendo a tutti quanti che i più forti siamo noi. Di Milano è il simbolo regale, il biscione dell'internazionale. Io non rubo il campionato, in Serie B non sono mai stato.